dobbiamo dire molto lucidamente, quella che già nel titolo del suo editoriale definisce l'altra secessione. Se è vero che nelle regioni del nord la stragrande maggioranza degli ambienti leghisti chiede la secessione del nord dal resto d'Italia e lo fa apertamente grazie anche a un partito che ottiene ampio consenso elettorale, è altrettanto vero che nel sud c'è una secessione strisciante, silenziosa, culturale, che non ha partiti cui appoggiarsi, ma fa leva su quelle che Panebianco definisce classi colte. Le classi colte del sud hanno iniziato a seminare, secondo Panebianco, l'idea di uno stupro risorgimentale del sud da parte di un nord violento e rapace. Basta leggere un libro che ha avuto grande successo nei mesi scorsi, Terroni, del pugliese Pino Aprile, per capire di cosa parla Panebianco. Ma Terroni non è il solo esempio, prolifera ormai un'ampia letteratura dello stesso genere. In essa vengono raccontati fatti atroci, c'è un lungo elenco di soprusi, di omicidi, di violenze, privazioni e quant'altro a danno del Sud, ad opera in particolare dei piemontesi. Prima dell'Unità d'Italia il Sud stava meglio del Nord, poi ci hanno preso tutto e ci hanno abbandonati al nostro destino. Fu la Democrazia Cristiana ad accorgersi del divario e con l'intervento straordinario cercò di mettere qualche pezza, poi la DC venne travolta da Tangentopoli e al nord si affermò la Lega. Le cose, sappiamo tutte, storia recente, come sono andate, sono peggiorate nuovamente. Ma attenzione, avverte Panebianco, e secondo noi giustamente, rivangare la storia fa certamente bene. È bene che tutti sappiano come stanno realmente i fatti. Ma se lo si fa per inculcare la cultura dell'odio, allora si sbaglia alla grande. E noi meridionali non abbiamo bisogno di altro odio, non abbiamo bisogno di far leva sulle privazioni del passato per chiedere oggi. I tempi sono cambiati, le speranze di crescita per fortuna anche. Le nostre classi colte allora devono... mettere da parte le ricostruzioni storiche. Ne abbiamo già abbastanza, abbiamo capito tutto. Devono individuare invece un nuovo modello di sviluppo del Sud, che tenga anche conto del passato se lo si vuole, ma che guardi soprattutto avanti al futuro, al domani. È un domani che non ci può vedere né diversi, né distanti, né separati dal Nord. Ha un futuro, cioè, che veda i meridionali protagonisti e non sudditi, imprenditori e non schiavi. Finché continueremo a lamentarci del passato, sia pure con tutte le ragioni che abbiamo, resteremo fermi al palo. E come scrive Panebianco, riusciremo solo a farci odiare ancora di più dai leghisti. È tutto per questa edizione, grazie a